sera dal telegiornale di Imperia TV. I ritardi nella stesura del bilancio del comune di Imperia non sono dovuti a problemi economici, ma alla necessità di approfondire i conti per quanto riguarda il futuro della raccolta rifiuti. L'ha evidenziato ai nostri microfoni il vice sindaco Guido Abbo. Il bilancio potrà essere posticipato, una direttiva nazionale che vi salva oppure no? Qual era il problema? Rischiavate di non essere pronti perché? Noi, al di là poi dei problemi politici, li faccio approvare il bilancio. Gli uffici miei, i servizi finanziari, sono pronti per il bilancio. Abbiamo purtroppo ancora un importante tassello da mettere a posto, che è quello relativo al costo del servizio di igiene ambientale, quindi tutto il mondo rifiuti, e relativo a tariffe TARI, quindi le tasse per il pagamento di questi servizi. Ecco, anche perché lì dovrà cambiare tutto, si va verso Amaia Energia in-house, che vuol dire che il Comune di Imperia si prende una quota di Amaia e sarà Amaia Energia a risolvere il problema dei rifiuti a Imperia. Stiamo lavorando in questa direzione, Amaia Energie oltretutto dovrà fare un servizio in-house andando verso porta a porta. Quindi il servizio deve cambiare, si va dal cassonetto a un altro tipo di raccolta, bisogna fare molta formazione nei cittadini, ci sarà un periodo transitorio perché comunque è un processo complicato. Quindi quello che stanno facendo oggi gli uffici ambiente con Amaia Energia in collaborazione è costruire questo modello per capire quanto costa. Il porta a porta, una volta a regime, costerà di più dell'attuale servizio, perché darà di più, anche se poi saranno i cittadini anche a dover fare, a lavorare più e lavorare meglio. Però poi la città sarà più pulita, l'ambiente ne trarrà giovamento. Questo maggior costo nel 2018 sarà un transitorio, lo dobbiamo stimare e capire quanto impatterà sull'aumento tariffario. Una volta chiuso questo capitolo, poi andremo in bilancio, ripeto, un mese in più ci fa comodo perché queste sono pratiche molto complicate, anche se sono in corso da mesi, no? E poi vedremo cosa dirà il Consiglio. E lì poi ci sarà la questione del voto politico. E poi Intanto in Consiglio ci dovete andare prima proprio per approvare una fase transitoria sui rifiuti. questo sarà oggetto del prossimo Consiglio, abbiamo approvato una delibera in giunta che prevede un avvicinamento graduale, ma per motivi tecnici questa stessa strategia la stiamo discutendo e potrebbe anche essere ulteriormente modificata proprio con Amaia Energia nella fase di affidamento del servizio. Benvengano i piani di bacino, ma servono risorse e una regia per fare interventi sul territorio per prevenire il dissesto idrogeologico. Lo evidenzia Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva, all'indomani dell'avvio da parte della regione dell'aggiornamento dei piani di bacino. Ascoltiamo Niero in collegamento telefonico. Sindaco Niero, dopo la notizia di questa revisione dei piani di bacino, lei che nel suo comune ha vissuto sulla pelle, diciamo, l'alluvione del 2016, cosa pensa? Ci vuole qualcosa di più? Mi pare che questo sia il suo pensiero, è così? Penso che necessiti un passaggio in più, bene la fotografia dei territori, bene capire quali sono le criticità, le problematiche, ma voglio dire, noi sindaci le conosciamo già anche abbastanza bene, visto che le abbiamo viste, riviste e anche toccate veramente in maniera diretta negli ultimi anni. Io penso che serva un atto di coraggio, un passo in più. Non lo so, la creazione di un sistema che possa portare ad iniziare a investire dei danari per prevenire e non per curare sempre. Perché mi sembra poi che alla fine della situazione si siano spesi tanti soldi, no? In somme urgenze, in denari spesi dopo gli eventi. Io penso a una struttura che possa essere sovracomunale, un ente che ci possa dare la possibilità di fare sistema, di metterci insieme, di fare delle progettazioni comuni. Via, oramai penso che sia chiaro a tutti, no? Quali sono i bilanci dei comuni e quali sono le possibilità di creare delle progettazioni da parte dei comuni. Non ci sono, è inutile, la possiamo girare da tutte le parti. I soldi ce li hanno dal punto di vista nazionale, no? Italia Sicura ha stanziato ci sono tanti denari per risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Qualcheduno ci dia la possibilità di realizzare questi progetti, garantisca ai professionisti che li redigono di essere pagati e partiamo con gli investimenti. Mi sembra una cosa, adesso voglio dire, l'abbiamo toccata, siamo rimasti bruciati tutti, no? Da questi eventi. Oramai l'hanno subito i costieri, i montani, i premontani, tutti i comuni hanno vissuto queste problematiche. Ora bisogna iniziare ad agire.
E qua, secondo me, chi deve intervenirci è la Regione. La Regione ci deve dare una sorta di regia a questo problema e risolverlo, iniziare almeno da determinati territori. Poi sarà ai tecnici o ai politici che ora governano la Regione definire quali sono i territori che ne hanno urgenza, che hanno priorità rispetto agli altri. Mi sembra ingiusto lasciarlo fare a noi, no? Chi sono i comuni di classe A, B o C? Nessuno, questo lo devono stabilire loro e dirci da dove si incomincia a ristrutturare questo paese. Il giudice del Tribunale di Imperia ha nominato te, Periti, per far luce sulle cause della morte di Matteo Maragliotti, il ragazzo imperiese di 15 anni deceduto 4 anni fa all'ospedale di Sanremo. Le perizie saranno portate in aula il 9 luglio. Sentiamo. Sono il medico legale Yao Chen, l'infettivologo Renato Maserati e il neurologo Paolo Brambilla, i periti incaricati dal giudice Massimiliano Botti del Tribunale di Imperia di far luce sulle cause della morte di Matteo Maragliotti, il 15enne imperiese deceduto 4 anni fa all'ospedale di Sanremo. Per la morte di Maragliotti è accusata di omicidio colposo Roberta Tomatis, che era medico curante del ragazzo. L'inizio delle perizie è previsto a partire dal 12 marzo all'Università di Pavia e la conclusione nell'arco dei successivi 3 mesi. Parteciperanno anche i consulenti di parte per la famiglia Maragliotti, Enzo Profumo e Andrea Francesco De Maria. Il PM ha invece rinunciato al proprio consulente, mentre la difesa ha nominato Giovanni Palumbo. La prossima udienza al Palazzo di Giustizia Imperiese è stata fissata per il 9 luglio, proprio per esaminare e discutere le perizie. In particolare i periti dovranno valutare se gli accertamenti diagnostici effettuati dal pronto soccorso di Imperia e le prescrizioni del medico curante possono avere in qualche modo influito sulla morte del giovane. L'ipotesi accusatoria è che la gravità delle condizioni di Matteo Maragliotti sia stata sottovalutata. Sotto processo Imperia il detenuto che diede fuoco alla sua cella nel carcere di Sanremo, un episodio grave che mise a rischio la sicurezza della struttura al servizio. Si è aperto questa mattina a Imperia il processo a carico di un detenuto, Blazan Ayşe, che 3 anni fa incendiò la cella del carcere di Valle Armea a Sanremo. L'uomo è accusato di incendio, danneggiamento, minaccia e interruzione di pubblico servizio. Davanti al giudice Massimiliano Botti sono stati ascoltati gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere sanremese che avevano spento le fiamme, che hanno spiegato che il detenuto aveva minacciato pesantemente il personale, ma soprattutto creato una situazione di pericolo all'interno della casa circondariale. Un episodio grave che era stato sottolineato anche da Lorenzo Michele del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Il processo è stato aggiornato a luglio per sentire ancora un testimone e quindi procedere alla discussione. Tra l'altro l'avvocato che difendeva l'imputato lo ha abbandonato senza giustificazione e per questo motivo il giudice ha deciso di inviare una segnalazione al Consiglio disciplinare dell'Ordine degli Avvocati. Scatta la sinergia tra comuni, agenzie delle entrate e guardie di finanza per la lotta all'evasione fiscale. Un protocollo d'intesa è stato siglato in questo senso a Roma. Sentiamo. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ANCI, Associazione dei Comuni e IFEL hanno firmato il nuovo protocollo d'intesa per una più efficace partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale. L'obiettivo è quello di dare una nuova spinta alla partecipazione degli enti locali nell'accertamento dei tributi erariali, un obiettivo che dovrà essere raggiunto in primis con un adeguato piano formativo che interesserà tutti gli attori del processo, con la definizione di una checklist di fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre segnalazioni qualificate direttamente utilizzabili. Altra leva fondamentale sarà costituita dal rafforzamento del team anti-evasione, un gruppo di lavoro costituito da esperti di tutti gli enti firmatari, specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale, erariale, di banche dati e informatica. La seconda parola chiave è sinergia. Al centro della nuova intesa, un posto di rilievo spetta una rete di referenti fondamentale per il coordinamento dell'attività a livello territoriale e per lo sviluppo di processi di analisi mediante l'incrocio delle banche dati. La Liguria è al primo posto tra le regioni italiane per le esportazioni, lo dicono i dati di Confartigianato che evidenziano come il settore alimentare sia il più apprezzato. Sentiamo. La Liguria conquista il primo posto fra le regioni italiane nella classifica della crescita dell'export. Nei primi 9 mesi del 2017 le esportazioni manifatturiere sono aumentate del 15%, il triplo della media nazionale che si ferma a 5,1. È il quadro diffuso dall'ufficio studi di Confartigianato. A livello provinciale la crescita maggiore si registra a Genova con un trend in aumento di oltre il 37%, ma segnali positivi ci sono anche a Ponente. Savona sale del 5%, Imperia del 4%. In calo solo la Spezia con un
meno 27%. Complessivamente le esportazioni liguri valgono circa 5,6 miliardi di euro sui 317 miliardi di valore nazionale e Genova con 3,75 miliardi ha la quota più consistente. Per quanto riguarda i settori, l'alimentare è quello che va per la maggiore nelle esportazioni provinciali, 71% per Imperia, 54% a Savona, 37% a Genova, 11,9% alla Spezia. Facciamo una breve pausa, restate con noi. Contro Italia la sanità e per il rinnovo dei contratti di lavoro scenderanno in sciopero medici e dirigenti sanitari italiani. Lo sciopero si terrà il 23 febbraio. Sentiamo. La scure dei tagli lineari ha colpito pesantemente gli ospedali che hanno perso quasi 70.000 posti letto negli ultimi 15 anni. Dal 2009 al 2016 i piani di rientro e il blocco del turnover, quindi di nuove assunzioni, hanno ridotto il personale della sanità pubblica di 45.000 unità, tra cui 7.700 medici e 12.000 infermieri. Per questo medici e dirigenti sanitari chiedono che il dibattito sul servizio sanitario nazionale sia riportato al centro dell'agenda politica. Il 23 febbraio i medici e i dirigenti sanitari degli ospedali italiani daranno vita anche a uno sciopero per reclamare il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 8 anni e al tempo stesso per difendere il diritto a curare e a essere curati. È massimo l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza fuori e dentro il teatro Ariston di Sanremo in occasione del festival. Ogni giorno vengono effettuati controlli specifici disposti dal questore Cesare Capocasa, anche con l'ausilio di unità cinofile. Vediamo! Festival di Sanremo, come abbiamo segnalato più volte, blindato. Con la zona rossa ampiamente allargata, la città dei fiori e della musica è off limits e in alcuni punti, tipo nell'area intorno al teatro Ariston, si può solo passare attraverso dei varchi i cui accessi sono presidiati e dove le persone vengono controllate anche con i metal detector. Zona rossa quindi estesa dal tratto di via Squasciati tra Piazza Colombo e la Galleria degli Artisti che porta appunto al teatro. Poi ci sono anche le telecamere di videosorveglianza a monitorare la zona. Sono collegate alla sala operativa del commissariato. Inoltre sono state incrementate le transenne nell'area del red carpet. I principali varchi per l'accesso al teatro sono controllati con metal detector e agenti con telecamere portatili, che dal punto di vista della sicurezza conta circa un impegno di 250 uomini al giorno. Sono previste inoltre bonifiche sia in teatro che nella sala stampa. Qui le unità speciali e quelle cinofile sono impegnate costantemente a monitorare le zone sensibili ogni giorno per 24 ore, a fronte della presenza massiccia di cittadini che ruotano intorno al gran carrozzone festivaliero. Una città presidiata quindi da agenti militari in divisa e in borghese. Sempre a proposito del festival, ma passando alla gara vera e propria, abbiamo incontrato Max Gazzè, che ci ha parlato del suo nuovo album, e Ed Canzian, soddisfatto della sua presenza al festival. Vediamo! Max Gazzè in gara al Festival di Sanremo con il brano La leggenda di Cristalda e Pizzo Munno. Un disco particolare che è uscito oggi con un brano, quello che hai portato qui a Sanremo, dove non c'è elettronica. Parliamo di un disco molto particolare, interamente eseguito con l'orchestra sinfonica, è un'opera a tema, quindi qualcosa di anacronistico. Come lo è anche il brano che canto a Sanremo, perché è un brano dove non c'è elettronica, cioè è un brano che c'è elettronica, c'è il sintetizzatore come nella linea di Archie Maglia, cioè l'orchestra sinfonica e il sintetizzatore. Quindi è chiaramente un brano difficile, un po' anacronistico, anzi paradossalmente è quello che rispetta più il canone classico di Sanremo, dove i cantanti devono usare l'orchestra. Tutti i cantanti e gli interpreti devono usare l'orchestra sinfonica. Ultimamente, negli ultimi anni, l'orchestra sinfonica è diventato più una specie di aggiunta, tipo tappeto di accordi insieme a tutta l'elettronica, batterie elettroniche, cassa, rullanti, batteria, soprattutto. Quindi paradossalmente il mio brano è quello più che rispetta la tradizione, dove c'è solo orchestra sinfonica e voce. Allo stesso tempo non è certo una canzone che ha delle
non penso di poter scalare le classifiche, andare ai vertici dell'ERTRE radiofonico per un brano del genere, nonostante possa essere apprezzato, perché comunque mi fa molto piacere questo brano, chi l'ha ascoltato l'ha apprezzato molto, è un brano molto emotivo. Red Canzian, sei soddisfatto della tua partecipazione al Festival di Sanremo? Sono molto soddisfatto, ciao! E adesso l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi parla di come il festival oscuri la politica. C'è chi inneggia a Sanremo non tanto per la qualità delle canzonette, ma per il fatto che le luci della ribalta canora mettono in ombra la politica. L'attenzione dell'opinione pubblica, con i media in prima fila, anche se non tutti, puntano sul festival. Così manovre e manovrine passano in secondo ordine, facendo perdere la realtà. Mancano 3 settimane alla chiamata alle urne e si parla più di Baglioni che di Renzi, più della Hunziker che della Bonino, più di Pierfrancesco Favino che di Di Maio, piuttosto che di Bersani, Salvini e Berlusconi. Giungono minacce di morte a ministri, giornalisti, insomma, prevalentemente candidati al Parlamento, e la performance di Pippo Baudo all'Ariston vince sicuramente per commenti e conoscenza. A Strasburgo un nutrito numero di eurodeputati chiede l'abolizione dell'ora legale con lo slogan «rispettare i ritmi cardiaci». Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive lancia l'allarme e invita i paesi europei a rafforzare la sorveglianza sulle zanzare, perché si avvicina l'estate e la terribile Aedes aegypti, portatrice di diverse malattie tropicali, da Zika alla febbre gialla, è ormai alle porte del vecchio continente. La stragrande maggioranza degli italiani guarda e parla di Sanremo. Avanti di questo passo, per rinnovare il Parlamento, ci affideremo molto probabilmente al televoto. Ed è il momento di Via Eventi e poi i cantieri sull'autostrada dei fiori. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. E vediamo adesso le previsioni meteo dei prossimi giorni. Domani, venerdì 9 febbraio, cielo coperto su tutta la regione, con addensamenti più consistenti a Levante, deboli precipitazioni sparse intermittenti che potranno interessare tutta la regione. Umidità su valori alti, venti deboli settentrionali su centro ponente, da sud-ovest a Levante, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio, mare in calo fino a mosso. Dopodomani, sabato 10 febbraio, nuvolosità in graduale dissolvimento per l'ingresso di correnti settentrionali a partire dalla mattinata, con addensamenti più persistenti su genovese, savonese e interno del Levante. Umidità su valori medio-alti, venti fino a moderati in ingresso dai quadranti settentrionali, mare poco mosso o mosso. Siamo giunti in chiusura, grazie per averci seguito. Vi ricordo di consultare il nostro sito imperiatv.it e la nostra pagina Facebook. Buona serata! G8, condannati Anemone e Balducci, assolto Bertolaso. Doping e arresti tra i ciclisti dilettanti.
Massicci raid USA contro Assad, 145 i morti. Quattro condanne per associazione a delinquere e oltre una decina di assoluzioni, tra cui l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, nell'ambito del processo sugli appalti per il G8 e alcuni grandi eventi. Lo ha deciso l'ottava sezione del Tribunale di Roma, dichiarando prescritto il reato di corruzione. I giudici hanno condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente delle opere pubbliche Angelo Balducci e a 6 anni l'imprenditore Diego Anemone. Siringhe, aghi e sostanze dopanti, nuovo scandalo nel mondo del ciclismo, questa volta tra i dilettanti. La polizia di Lucca ha arrestato 6 persone, ora gli arresti domiciliari, altre 17 sono indagate per doping. L'indagine è scaturita dalla morte del ciclista lituano Linas Rumsas, 21 anni, avvenuta il 2 maggio del 2017. Per gli arrestati il GIP ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di doping, così da alterare le prestazioni sportive. Proseguono in Siria i raid aerei della coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti contro le forze filo Assad. Il bilancio delle vittime è pesante, 100 morti. Altri 45 combattenti di Damasco sono caduti in queste ore sotto il fuoco americano. Il bombardamento è scattato come risposta a un precedente assalto condotto dalle truppe che sostengono il presidente siriano. Italiani sempre più vecchi, a quanto rileva l'Istat nel suo bilancio demografico 2017. La popolazione residente scende a 60.490.000 unità, segnando una diminuzione di 100.000 persone rispetto all'anno precedente. Inoltre nel 2017 si è registrato un nuovo minimo storico per le nascite, che hanno toccato il picco del meno 2% rispetto al 2016, con solo 464.000 nuovi nati. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul nostro sito admcronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.